del principe Daedrico, quindi andavo in giro con due cani. Cioè, non riuscivo a girare per la città perché avevo sti cazzo di due cani che mi seguivano ovunque. E boh, cioè, quindi c'ero io con due cani. Un gatto, per di più io sono un gatto perché sono un cagiti, quindi un gattone con due cani. Mi faceva ridere la cosa. Probabilmente saranno diretti alla mega riserva, seguiamoli. Qualcuno ha lasciato questo su una delle macchine nella galleria, forse potete usarlo per fare un costume. Ho ottenuto materiale per costumi, sciarpa. Adesso vediamo se serve qualcosa. Fatemi picchiare un po' di roba, se posso ottenerci i dolcetti. Scusa, mi dici una gamba di legno, bello. Mi posso picchiare altro? Sono incastrato. Sono ingastredo. Sì, non ho voglia di picchiarvi tutti, però, perché se mi date un dolcetto alla volta. Dove sono? Per di grazia. Ah, sono sui binari del treno. E stoffa luccicante. Ma fatemi vedere un attimo questi materiali a cosa servono. Ah, sono tantissimi costumi. Ok. Sì, a Statua della Libertà ho visto che è un healer, infatti ce cioè, lo vorrei abbastanza fisso. Fregato, beh almeno ora posso fare la spia. Ah ok, lui era il nascosto. Però non posso scendere dai binari, vabbè. Facciamo il percorso del trenino a piedi. Altri dolci. E qua finisce, ok. Ah, posso scendere? Probabilmente bisogna cacciarsi dentro la zucca in qualche maniera poi, dopo. Entriamo qua e vediamo dove porta questo. Scusa, ti sto intralciando. Sto indagando sul guasto di questo trenino del centro commerciale. Mi sa che abbiamo trovato un terzo personaggio. Nessun mistero, è colpa dei mostri. Ebbene, sono una scienziata e quindi non credo nella fantasia. Questi mostri non sono altro che una specie ignota proveniente da una galassia lontana. Arrivata fin qui grazie a un perfettamente scientifico buco spazio-temporale. Sono magici! Mi è piaciuto. Non c'è tempo per discutere. I mostri hanno rapito mia sorella e dobbiamo andare a riprenderla. Posso suggerire di unificare i nostri poteri di fantasia e scienza per combatterli? Vuoi dire una confraternita? Una confraternita! Ora posso scambiare questi pantaloni da tuta con un costume? Sicuro! Lucy si è unita al gruppo. Ah, quindi mi ha dato i pantaloni da tuta che servono per questo qua, che non sappiamo cosa sia. Però. Pidipidipidu. Lucy. Lucy, ti darei il vampirismo, però allora ti farei. Dobbiamo cambiare un pochino di costumi. Terresti lui. Te. Ah, vogliamo danno? Questo cos'era tipo tank che poteva parare mentre va la difesa? Facciamo te. E te diventi questo. Ok. Wii. Bla 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 bla. Osservazione, suoni disumani più avanti. Mostri. Ed Orsilla, riesci a capire cosa stanno dicendo? Mi hai già deluso una volta, bel gonzo. Hai fatto un errore. Ho fatto un errore ad offrirti una seconda occasione? No? Cercate di sbrigarvi con quei dolci, va bene? Adesso torno alla mega riserva per accertarmi che Micropico non si sia addormentato al volante. Ipotesi, quei mostri stanno usando il trenino del centro commerciale per trasportare i dolci. Penso che sia ora di fare piazza pulita qui. Yes. Però prima. Spaziamoci. Lucy, non pensavo fosse così secchione. Ci vuoi fare lo spettacolo. Hai ragione, adesso vado a fare lo spettacolo, grazie Argon. Che c'era? Che era? Hai sentito qualcosa? Tu, non abbastanza, facciamola finita una volta per tutte. Stavolta c'è anche il megafono però, eh. Wattà! Siamo pronti. Ah no, non c'è il megafono. Ok. Lo stregone mi fa più paura. E ha meno vita, tra l'altro. Porca troia. Se mi permettete un eufemismo. Te infliggi veleno? Sì. Ah, forse il veleno volevo darlo a Lucy allora. Sì, poi lo do a Lucy. Uno lo esploso. Perché Lucy immagino faccia meno danno, essendo l'healer, tra virgolette. E darle veleno è una maniera per controbilanciare. Sì.
E voilà. Rimane un ciccione, 27. E adesso raffica il missile. Valanga meteorica. E io non ho perché sono messo bene per ora. Ah, l'ho ucciso comunque. Ok, perfetto. Perfetto. I piedi puzzolenti. Hai risolto il problema del trenino del centro commerciale. Torna alla stazione del Sid con il trenino e comunicagli la bella notizia. Ok. Intanto prendo tutti i dolcetti. Ah, cosa ho visto? Dai, c'erano gli occhi dello scu... Vedi, lì ci sono gli occhi bui, che sono quelli del... della zona che è buia, non ci può entrare, però... Speravo, come si fa? Non c'è un buco da qualche parte qua, no? Qua non si può andare. Ok, posso prendere il trenino. Zii! Sup, bitches? Cosa funziona? Come avete fatto, bambini? I mostri lo stanno usando per le loro operazioni di Blood Risk. Mostri, questa è buona. Beh, non so come ci siete riusciti, ma adesso funziona davvero bene. Salite a bordo quando volete. Oh, se vi può servire, ho qualche materiale di scarto per i vostri costumi. Ho la ricerca terminata. Cosa mi hai dato? Cosa ho ottenuto? Mi dica. No, niente, mi ha dato la corda per questo. E... a sto punto ho un'idea geniale che è, torniamo qua perché adesso dovrebbe essersi aperto questo. Sì. Salviamo, che anche un po' che non salviamo. E... ehi, ma questo qui è aperto, pensi sia una trappola? No, è quello per tornare. Non so per certo, saltaci dentro e scoprilo. No, ci tornerà fra tornare indietro. Qua c'era da fare... saltaci dentro tu! C'è solo quello, mi sembrava ci fosse uno scrigno. No, non sono viaggiato. Levate da il trenino di merda, ok. Beh, vediamo di dimostrare effettivamente. Mi sembra che questo funzioni. Anche il potere dei dolci. Ok, voglio entrare. Ok, mi dovrebbe far tornare. Esattamente. Questo sì che è un viaggio. È comodo anche. I ripugiani devono... i ripugiani. Non li messi qui per sostarsi velocemente. Bene. Non puzzano neanche tanto. Torniamo al centro commerciale. E... c'è il trenino. Ah, adesso arriva. Dove ci porta il trenino? Sopra neanche qua? Ciuf ciuf. Beccato un altro bambino. Ah, diamine! Dovrei farti venire le verruche. 5 su 6. Siamo troppo bravi. Altre calamelle. Tante calamelle. Te? Sono fantasma di una famosa suffragetta. Scommetto che non indovini quale. Sei un fantasma! Susan B. Anthony. Fuffa. Vabbè, non ti arrabbiare. Non volevo prenderti a pattoni, ma l'ho fatto, quindi... ci sono due negozi, faccio un attimo un pattugliamento generale per vedere cosa c'è in giro. Qui che c'è il caution Donut Cross. Cosa sta succedendo? Wow, figata. Ho scoperto un passaggio segreto. Nori, anche se hai tutti i pezzi, di trovare un foglio con le istruzioni del costume. Ah, ok. Ok, 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 ok. Adesso provo a ritornare su, immagino... ah, aspetta, il costume, bravo, bravo. Benvenuti nella sfida tra costumi del centro commerciale Autumn Heaven. Siete appena in tempo per la categoria gruppo. Volete partecipare? Potete vincere un modello per costumi all'avanguardia. Cosa dobbiamo fare? Solo essere voi stessi in tutto il vostro splendore. E resti da noi, se andate a parlare con i giudici potreste avere una marcia in più in questa gara. Sono quelli con le giacche arancioni. Quando siete pronti venite a parlare di nuovo con me. Ok. Eccola qua. Uè. Ciao, sono signora Kim. Questi costumi sono carini, ma fino ad ora non ho visto niente di profondo. Magari se vedessi qualcosa di più istruttivo. Hola amigos, sono il signor Mendoza. Tutti i costumi che ho visto finora sono un po' antiquati. Vorrei vedere qualcosa di più tecnologico. Profondo, istruttivo e tecnologico.
che ci abbiamo il robot, ci abbiamo la statua della libertà, ci abbiamo... non lo so. Chi è l'altro giudice? Che devo capire cosa mi sbloccano gli altri costumi. Cioè, che quali sono gli altri costumi sostanzialmente. C'è un altro giudice qua. Te. Salve, sono la signora Bagley. Penso che troverei davvero travolgente un costume che avesse cavalleria e onore. Quindi... che sia questi? Proviamo. Ciao Argon, buon appetito. Salviamo prima. Yep. E dai. Pronti per la gara? Date il benvenuto al nostro nuovo gruppo di partecipanti. Sono i cacciatori di mostri di Obert Pines. Wow, così notevole che devo inventare una parola completamente nuova per descrivere questo costume. Magicastico. Muy bueno. Eccezionale. Ti meriti 10 più per questo costume. Frow! Siamo pronti per annunciare il vincitore della categoria gruppo. Il nostro gran premio va ai cacciatori di mostri di Obert Pines. Voilà! Che cosa abbiamo vinto? Ecco il vincitore della categoria gruppo. Come va con il costume? Mi hanno dato un costume da unicorno? Cosa? Cosa? Ah, mi ha mandato il modello, mi sa. Ah, infatti qua vuole che io gli dica... Ok. Qua invece... no, sono confuso. Questo è quello da unicorno. E richiede ancora questo qua. Wiii, che bello! Il costume da unicorno, che bello, non vedevo l'ora. Andiamo su. Perché su è buio proprio? Non va niente, ci sono i ninja che ci impediscono di... cosa qua? Palloncini? Oh, ho fatto scoprire tutto. Ok. Quindi su sto piano non ci sono mostri danzerini qua in giro. Con danzerini intendo dire che sono qua in giro e basta. Ah, aspetta, però forse posso cacciarmi giù nella zucca da qua sopra. Se mi ricordassi dove è ubicata più o meno. Quanto è grande sto piano? Quanto quello sotto mi direte, però? Sembra più grande. È qua la zucca, però non riesco a buttarmi giù. A meno che si faccia di qua. No. Qui c'è la stazione. Ma qui non riesco a buttarmi giù. Dove mi porta invece il trenino, per curiosità? Ah, mi porta dentro e quindi poi qua. E se resto sopra, da qua ancora non l'ho mai più preso. Ah, mi porta al passaggio al lab. Da qua mi porta su. Ai pezzi, ai cerca dei pezzi per l'unicorno magico. E da qua se lo prendo probabilmente mi porta con la ovest, immagino. Yes, torna tutto. Ok, firo, mi piace. Mi piace, cioè l'idea che c'è di fondo. Ci deve essere un qualcosa per cadere lì dentro, vabbè. Aspetta. Ok, mi sembra di aver visto qualcuno che si nascondeva, invece. Dai, cominciamo a buttare giù qualche negozio. Perché io non faccio il dolcetto scherzetto, io butto giù il negozio. Dolcetto scherzetto. Questo negozio è chiuso per sempre. Non c'è stata questa battuta, caro mio. Devi trovarti un nuovo repertorio. Ok. Ah, non ho cambiato i costumi, merda. Vabbè. Allora. Attacco base. Buono. Attacco base, shift. E ho avvelenato. Attacco base. Sì, devo cambiare un po' di cose. Questi due sono a livello 6, ma ci sta dato che noi siamo in 3. Rigenera vita. Attacco base su di lui. Bella. Space. Adesso ci cacciamo la raffica di missili. Attacco base. Melma grasso dolce.
Ah, oh, ho livellato a livello 6, sono felicissimo. Ecco, risistemiamo la situazione. Te fai il 4, te fai quello. E fra cavoli da battaglia vorrei che il veleno lo usasse lei. E te cosa puoi fare? Vabbè, ti diamo la rigenerazione della vita però. Ok, facciamoci questi altri negozietti. Dolcetto scherzetto? Olè, eccoli, dolce, un buono sconto del 50% per la prossima volta. Gracias. Non volevo mettere in pausa. 525, ok. Andiamo su. Te chi sei che sei tutto solo? Nella versione di lusso le ossa brillano nel buio. Io ho la versione scadente. No, piccino. Rocks for hair? What? Cosa vende questo negozio? Sono confuso. Dolcetto o scherzetto? Ok, ma mi dispiace, nuova gestione. Simpatico come azzardo. Io gli metterei la schivata. Ah sì, in effetti non è stupida come cosa. Poi gliela mettiamo. Hai ragione, hai molta ragione. Medico, senza dubbio siete il mio primo obiettivo. E shift. Boom, un esploso secco, così. Mi piace. Mi piace quando gestiamo le cose velocemente. Te sei stato avvelenato. E shift, ho premuto spazio per sbaglio, vabbè. Q. Q l'ho premuto stavolta, eh. Non vale, balordi. No, però mi state schiantando dealer. Ok, vai te, digli che gli fai molto male. Non abbastanza male, però avvelenato, quindi puntiamo su di te. Vediamo se funziona. Yes! Tutto calcolato. E... ok. Vabbè, raffica, dovrebbe essere andato. Ci mettiamo la schivata, hai ragione. Mi piace che in tre ce la spieghiamo più velocemente. Oh, la cervella cannella! E vaffa ai broccoli! Oh, mio Dio. Non esiste davvero un Dio se hanno fatto vaffa ai broccoli. La schivata era questa. Yes, mi dico, cioè, potenza d'attacco incrementata. Grande, incrementata. Ok, sì. Qua giù non c'è niente, no? Facciamoci questo negozio. Grassoccio bamboccio. Ricordatemi che poi devo andare dal tizio con la carta la figurina. Ho avuto l'idea di organizzarlo. Cioè, tutti hanno avuto l'idea. Sei il quinto che me lo dice che ha avuto l'idea di organizzarlo. E olè. Ho già fatto tutti i negozi qua. Seriously? Voi cosa mi dite? Non se ne parla, no no, assolutamente nessuno parla di sopra, a meno che Pablo e Derek non dicano di sì. Chi cazzo sono Pablo e Derek? Non volevo scendere. Pablo! Aspetta, 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 aspetta. Qua si può salire. E c'è uno scrigno. Con il filo, che serve per... quello è l'unicorno, mi manca solo un altro oggetto per fare l'unicorno. Che magari me lo dà quello della figurina. Magari. No. Ma io voglio finire nella zucca, ma non ci fanno andare. Boh. Voi cosa volete? Ah, lui è Derek, mi dispiace, ma solo i cacciatori di mostri esperti possono salire al secondo piano. Cosa? Abbiamo sterminato mostri tutta la notte? Siamo pionieri dello sterminio. Oh, davvero? Allora faccio vedere le corna. Le cosa? Portaci, diciamo, tre corna di mostro e ti lascerò andare di sopra. Va bene, come volete, tanto li dobbiamo affrontare comunque. Tss, i ninja pensano di essere così forti. Sì, il fatto è che... l'ho già ammazzati tutti e questo è il problema. Allora, intanto andiamo giù a cambiare... le cose... da figurina col fantasma.
Lo capisco dalla tua espressione, non hai trovato una nuova figurina di Cervella Cannella per me, vero? Indovina un po' una figurina di Cervella Cannella nuova di zecca, tutta tua. Yeee, yeah, presto, prendi questa figurina di acqua appiccicosa. Devo mettere la mia in una scatolina per non farci le orecchie agli angoli. Ti capisco un pochino. E fatemi vedere come siamo messi con la ricerca delle figurine, perché ne abbiamo preso un sacco. Ah, abbiamo quasi completato la seconda parte. Abbiamo solo gelatine arancide da terza. Hanno tanti doppioni, tra l'altro. E... Fre, capisco che vuoi le corna, ma io, non per vantarmi, ma le uccisi praticamente tutti. Le vanca praticamente. E mo? Come ce la gestiamo? Boh, vediamo, torniamo su e parliamoci, vediamo cosa mi dice. Scusa Pablo. Sembra che ci sia qualche progresso, ma c'è ancora tanta strada da fare. Ma cosa? Non c'è più niente. Non... Cosa devo fare? Qui per di più tutti i negozi ma sono... Ah, guarda un po' che si vede. Ha qualcosa tra i denti? Non sono riuscito a leggere che sia stato così veloce. E ha un corno che prima non avevano. Ah, sempre di più siete. Allora, Reynold. Raffica di missile. No, beh, attacco normale così. E... Shift. Ha due di vita. Che palle. Faccio fuori solo perché sennò poi ti curi. Se no avvelenavo qualcun altro. Schivato. Ottimo. Attacco di base. Shift. Per entrare nella zucca provo a usare l'abilità dei costumi. Oh, grande! Vedete che mi siete di supporto, aiuto. Ok. Raffica l'inizio. Magari non è il tuo costume l'abilità giusta. Può essere che c'è quello che para la testa e quindi no. Questo che semplicemente illumina la strada. E poi cosa abbiamo? La statua della libertà, non come ricordo se è un'abilità, sinceramente. Vediamo. Corna trovate 1 su 3, ok. Volevo però scendere, anche se adesso... No, non scendere, volevo andare dalla zucca. Però... Dovrebbe esserci qualcosa di mezzo evidente per... Quindi che non sia da andare giù. No, poi ci andiamo giù. Anzi, andiamo... No, non volevo scendere di qua. Volevo fare tutto il giro, che se incontriamo gli altri nemici facciamo fuori. Poi dopo aver preso le corna ad essere andate piano superiore, io farei... Cioè, mi ordinerei da mangiare su Just Eat, così volendo posso continuare nel tempo che arriva. Che sia l'unicorno, sì, potrebbe essere. Potrebbe essere l'unicorno, in effetti. Basta con tre nemici, datemene meno. Non ho voglia di combattere ogni volta. Però 20 per la legnata alle spalle, mi piace. Partiamo col medico. Che vediamo di lì. Stavolta anche la legnata alle spalle non può sopravvivere. Non può sopravvivere. L'ho scannata. Questa è colpa mia. Me la merito tutta perché ho premuto troppo presto. Ah. Ok, dai. Fatti sotto. Che adesso ti apro un culo a paiolo. Continua a mancare il tasto giusto. Sono cotto. Devo cambiare il gioco. 54 e... Così. Space. E... Ok, fin qua stiamo andando lisci. Raffica l'inizio. Non può sopravvivere, cheat. Grazie, Admin. Grazie per il supporto. Me lo merito, comunque. 116 li ho fatto. Wow! Facciamo l'inno, che vabbè, non siamo proprio messi bene. In realtà potevo attaccarlo, però vabbè. Sì, potevo decisamente attaccarlo. Adesso mi fa un attacco che va...
lo paro. Attacco base. Shift. Morto. La tristezza in due. Era il mago Gandalf con il bastoncino luminoso. Fai luce. No, spettacolo. Gandalf. Oh, minchia, non volevo neanche incontrarti. Stavo pensando, se poi giochiamo un po' a Skyrim. Io, allora, io mi diverto a fare quello con l'arco, però non ho mai provato a fare un personaggio mago. Se facessimo Gandalf. Ciao Luca. Facessimo Gandalf in Skyrim. Basta, è deciso. Gandalf sia. Sì. A livello 7 sono questi qua, non ci avevo mica fatto caso. Sì, andiamo sul mago. 300 di vita al guardiano. Allora capisco perché avevo tolto 100 e passa e dico, cazzo, ancora vivo. Mi hanno svelato il mistero. Voilà, rimani solo te. E mi hai mancato. Spiace. Sì, non ti sei perso molto, ti sei perso... Cioè sì, ti sei perso un po' di roba. Abbiamo giocato a Gwent prima. Ho fatto qualche partita, ci siamo divertiti. Poi sono passato a Costume Quest per andare un po' avanti. E niente, fra poco pensavo di ordinarmi da mangiare su Just Eat. Sarà divertente. In maniera tale che poi si potesse cominciare una partitina così di cazzeggio su Skyrim. Per fare. Ho le tre corna di mostro. Lucy, ripigliati, cosa ti sta succedendo? Sarà un attimo impallata. Wheela. Vede. Dove sta? Dove stanno i ninja? Ho perso i ninja. Sono qua. Nessuno può andare di sopra. Bla bla bla. No, te volevo parlare. Ecco il terzo corno di mostro. Wow, allora non stavate scherzando. Siete davvero degli sterminatori di mostri. È pazzesco. Neanche noi siamo avvicinati a loro. E ci rompevate le palle. Inoltre, staccare le corna è un po' crudele. Non credevamo che l'avreste fatto davvero. Ma comunque divertiti di sopra. Ammazza 7. Ho ottenuto un distintivo di sterminatore di mostri. Ho ottenuto l'accesso al secondo piano del centro commerciale. Ehi, abbiamo qualcosa che può aiutarti nella tua missione suicida. Ecco, prendi questo. Modello per il costume da ninja. Oh, ritiro tutte le cose meschine che ho detto su ninja. Tipo, cosa hai detto su ninja? Oh, niente, sta solo cercando di fare il gradasso. Quindi sono... Ho il costume ninja adesso. Calma. Perché cosa... Aspetta. Modelli del costume. Ah, era quello di cui avevo già tutto. Quindi hai mandato il modello e l'ho completato. Cosa fa il ninja? Wow, diventiamo invisibile. Probabilmente si può passare dietro ai nemici. Vediamo cosa c'è su. E poi, anzi, spero ci sia un salvataggio. Altrimenti vado giù a salvare. Ah, no, c'è già un nemico, quindi direi di andare giù a salvare. E aiutatemi poi a ordinare qualcosa su Just Eat. In realtà ho già una mezza idea su cosa ordinare. Anche se ho già mangiato, già pranzo, una cosa simile. Vediamo, potrei ordinare cinese altrimenti. Registrato. Gandalf, vedi se non lo dicevo io non lo facevi. Perché in realtà è una